le melodie vivaci, soprattutto le marce, invece i prigionieri dovevano andare con un ritmo della melodia e questo doveva facilitare portare i prigionieri. Dagli SS. Siccome la quantità dei prigionieri doveva essere conforme, i prigionieri portavano sul territorio del campo le spoglie dei colleghi morti e tutto questo si svolgeva con l'accompagnamento di melodie vivaci suonate dall'orchestra. E qua vediamo la fotografia con l'orchestra. Possiamo andare piano piano? Noi vediamo i blocchi dove i prigionieri abitavano, soprattutto dormivano, dove i prigionieri soffrivano e dove i prigionieri morivano. A metà del 1941 Hitler cominciò la guerra con l'Unione Sovietica e in quel periodo al campo arrivò il secondo gruppo dei prigionieri. Questi sono i prigionieri di guerra sovietici. I nazisti non rispettavano